sta seduto, no? Va bene. Ok, allora oggi cerchiamo di finire poco, ma procediamo nello studio sia anatomico, in parte fisiologico, ma soprattutto patologico, del cavo orale e dell'orofaringe. Siamo soliti mettere insieme queste due sedi, ma in realtà si comportano da diversi punti di vista in maniera nettamente differenziata. E quindi è necessario conoscere esattamente che cosa intendiamo per cavo orale e che cosa intendiamo per orofaringe. Abbiamo la volta scorsa parlato dei carcinomi rinofaringei o dell'epifaringe. Questi carcinomi sono sostanzialmente quelli che interessano la porzione più alta del faringe, che abbiamo visto essere identificata da un piano immaginario passante per il palato molle nella fase di deglutizione, quindi quando tende ad avere una posizione orizzontale. Ora, l'orofaringe è quella porzione del faringe che è al di sotto di questo piano e si distingue dall'ipofaringe per un altro piano immaginario passante. Qui ci sono due possibilità, secondo alcuni per l'osso ioide, in realtà noi lo consideriamo un pochino più in basso, cioè per il bordo superiore della cartilagine tiroidea, quella del pomo d'Adamo. Questa porzione è l'orofaringe, quella parte del faringe che è al di sotto di questo piano, diciamo che è una differenza di pochi millimetri, meno di un centimetro, quello che è al di sotto invece comprende l'ipofaringe. Questa distinzione oggi più che mai, come vedremo in questa lezione che vi sto presentando, è una distinzione assolutamente importante, perché nonostante si tratti di un organo cavo che ha la funzione di favorire il transito dell'aria, del cibo simultaneamente, in realtà la tipologia di patologie, e mi riferisco soprattutto a quelle oncologiche, è nettamente diversa. E questo dipende soprattutto dal fatto che a livello dell'orofaringe, al contrario dell'ipofaringe e in parte come accade, come abbiamo visto, per la rinofaringe, per l'epifaringe, noi troviamo un tessuto linfoide periferico che costituisce la gran parte del maltoma e che corrisponde alle tonsille palatine e alle tonsille linguali. Infatti l'istmo delle fauci, che è quella porzione possiamo osservare all'apertura della bocca e che corrisponde alla faccia inferiore del palato molle, all'ugola e alle logge tonsillari, delimitato in basso dal V linguale, quello che c'è dietro al V linguale fa parte dell'orofaringe, quindi la base della lingua, quello che c'è davanti corrisponde al corpo mobile della lingua e rientra nel cavo orale. Questa zona di transizione tra il cavo orale e l'orofaringe viene comunque attribuita ai tumori orofaringei, in particolare quelli della tonsilla palatina. Oggi rappresentano delle vere e proprie vedette dell'otorinolaringoiatria, perché dal 2000 in poi tutti quanti noi, ma prima ancora nei paesi anglosassoni industrializzati ad alta diffusione di infezioni virali, in particolare dello human papillomavirus, questi tumori sono diventati oggi i tumori del distretto testa-collo più frequenti. In Italia, prima del 2000, il cancro della laringe l'aveva fatto in parte da padrone, superato poi dal cancro del cavo orale. Oggi noi assistiamo ad una riduzione, come vedremo, dell'incidenza di questa patologia, che è strettamente connessa delle abitudini voluttuarie note, come l'esposizione alcol tabagica, a scapito, non oserei dire a favore, di questo tipo di tumore. Quindi conoscere l'infezione, le modalità di infezione da HPV e la patologia ad essa collegata risulta essere sostanzialmente estremamente importante. Ora, qui è una lezione che non è manco quella mia, perché questa, neanche questa è mia, però me l'avevi mandata e non l'ho vista. Però sostanzialmente la conosco, è una lezione che si trova su internet e che in qualche modo ha una sua ragione d'essere. Ne
nel senso che tratta dal punto di vista però del sistema, ripeto, nordamericano, l'incidenza di questi tumori. È vero che negli Stati Uniti questo rappresenta per i colleghi oncologi testa collo un'emergenza. Guardate che sostanzialmente questi sono i dati che fanno riferimento al 2010 e che ci rendono ragione di quello che vi ho detto. L'incidenza di questi tumori è relativamente alta, in particolare a livello del faringe, lo è nettamente se li mettiamo insieme al caporale, dove poi discuteremo di questo, e quindi anche spessissimo queste due sedi, ripeto, oggi meno, in maniera meno giustificata, venivano in qualche modo associate, e sostanzialmente potete vedere come l'incidenza delle morti per tumore risulti essere differente sia della laringe rispetto al faringe. Ma il dato purtroppo sul quale ancora oggi, a 10 anni di distanza da questo dato, dobbiamo in qualche modo soffermarci è che prima del 2010, in pratica, negli ultimi 30-40 anni, noi non abbiamo assistito a nessuna netta modificazione della prognosi di queste malattie. Cioè, nonostante io abbia iniziato a fare l'otorino dal 1985, anno in cui ho chiesto la tesi, sì, ci sono state delle innovazioni tecnologiche, ci sono state degli approcci diversi, però in pratica, in sostanza, sui grossi numeri abbiamo migliorato la prognosi soltanto sulla base del fatto che noi facciamo una diagnosi più precoce, ma a parità di stadio queste malattie sono risultate sostanzialmente a prognosi relativamente infausta, senza grosse modificazioni. Quindi la terapia angiogenica, il miglioramento, la high intensity modulated radiotherapy, l'utilizzo di gamma knife, l'utilizzo di strumentazioni sofisticate, nuovi sistemi di stadiazione, non hanno impattato in maniera significativa sulla mortalità. Hanno avuto un grosso impatto sulla qualità di vita, e questo è importante. Cioè oggi l'attenzione, come vedrete, è soprattutto sulla possibilità di migliorare la qualità di vita e di ridurre gli effetti tossici, gli effetti collaterali, la morbidità di chirurgia e di altri nuovi casi. Ora, cioè di altre malattie. Quello che è estremamente importante lo potete vedere in questa interessante diapositiva, nella quale riportiamo, sono riportate, e questo è un andamento che è stato consolidato anche nei paesi anglosassoni e in Europa, quindi direi nell'area industrializzata, una generale riduzione dei tumori della laringe e del cavo orale, a fronte invece di un incremento statisticamente significativo dei tumori dell'orofaringe e in parte dei tumori dell'ipofaringe. Ma l'elemento che è qui chiaramente sottolineato è nel decennio che va dagli anni 90 in poi, dagli anni 95 in poi, direi fino al nuovo millennio, era già iniziata questo tipo di cambiamento. E quindi questo fatto ha spinto molti studiosi a valutare le modalità e le caratteristiche con cui questa malattia si è presentata. Quindi vedete che sostanzialmente erano già stati dai vari database evidenziati un aumento sia dei tumori della lingua, della base della lingua, che della tonsilla, che rappresentano le aree sicuramente più colpite nell'ambito dell'orofaringe. Quindi mentre nel caporale noi assistiamo ad una riduzione dell'incidenza di questi tumori, e questo è vero in particolare per gli uomini e meno per le donne, al contrario, come potete vedere in queste immagini, in pratica nell'orofaringe e nella tonsilla, nella base della lingua,
noi abbiamo un trend che anche qui sempre a carico, possiamo dire, o meglio a discarico degli utili, di aumento di incidenza di queste malattie. Quindi l'analisi di questi dati ha spinto molti epidemiologi a guardare in maniera un pochino più attenta a questi cambiamenti che si verificano sui grossi numeri, ma dei quali oggi, siamo nel 2019-2018, anche noi da 4-5 anni a questa parte abbiamo potuto anche in Europa e in Italia, dico in particolare, valutare. L'elemento chiave di questa valutazione è stato il netto aumento a partire dagli anni 2000 dell'incidenza dei tumori della tonsilla, in particolare, ripeto, delle tonsille palatine e della base della lingua. Questo è uno studio pubblicato sul Laryngoscope che sostanzialmente mette in relazione l'area metropolitana di Denver rispetto agli Stati Uniti e tende a evidenziare come sostanzialmente ci siano delle differenze nel rispetto all'incidenza di tumori orofaringei e non orofaringei, però in realtà questo sia fra le donne che in rapporto agli uomini. E come potete vedere, questi cambiamenti sono risultati particolarmente significativi nei soggetti di sesso maschile e a partire dagli anni 2000. Praticamente la stessa cosa che abbiamo detto fino ad ora. Quindi, di fronte a questa emergenza, di fronte all'emergenza di un tumore che presentava delle caratteristiche del tutto nuove, che poi vedremo. Le caratteristiche nuove sono quindi una aumentata incidenza di soggetti di sesso maschile, ma questo lo avevamo anche per i tumori legati all'esposizione al contabbaggio. Ma spesso, come vedremo, le caratteristiche epidemiologiche di questi tumori erano completamente differenti. Tumori che insorgevano prima, dal punto di vista dell'età dell'insorgenza, sotto i 50 anni, mentre le forme classiche legate al fumo sono tipiche dell'età medio avanzata, direi sopra i 50 anni, o comunque addirittura sopra i 60 anni, una più spiccata, cioè l'assenza spesso di esposizione a fattori alto tabagico. Cioè, mentre prima la gran parte dei tumori testacolo, degli squamo cellulari, che sono il 95% dei tumori del distretto testacollo, risultavano essere quasi tutti ricollegabili ad un'esposizione alcol tabagica, in questi casi invece questo elemento era spesso assente o comunque meno importante rispetto ad altri fattori. Per cui ci si è posti, siccome questi soggetti risultavano essere dei soggetti figli della libertà sessuale, figli anche del boom dell'HIV negli Stati Uniti, e voi sapete che l'HIV ha determinato la diffusione degli HIV dagli anni 80 in poi, dagli anni 85 in poi, ha drasticamente modificato anche certe abitudini sessuali, per esempio liberalizzando i rapporti orali non protetti, col dato della difficoltà o della relativa difficoltà di trasmissione del virus attraverso questa via. Conseguentemente, questo tipo di situazione ha fatto ipotizzare che ci potesse essere un rapporto tra l'età di questi soggetti, che quindi, ripeto, erano i figli di questa generazione sfortunata in cui l'AIDS ha mietuto molte vittime, e anche le modalità con cui in qualche modo i rapporti sessuali sia etero che omosessuali risultavano essere in qualche modo modificati dall'impatto di questa patologia che negli anni 80, io sono stato negli anni 90 a New York e praticamente in tutti questi ritrovi c'erano morti per pazienti con HIV. Oggi l'HIV sembra un ricordo lontano, non lo è purtroppo, e però sicuramente i farmaci retrovirali e anche una campagna di sensibilizzazione che secondo me negli ultimi anni invece è andata scemando, in realtà in qualche modo
non ha portato ad arginare il problema, ma purtroppo psicologicamente ha sottovalutato. Però quindi queste modificate, ripeto, questo stile di vita modificato ha probabilmente avuto un impatto su questa popolazione. Quindi la popolazione dei ventenni, dei trentenni degli anni Ottanta, che esposti non più al virus HIV, ma, o meglio, non solo al virus HIV, ma sovraesposti a questo virus a trasmissione sessuale, ne hanno in qualche modo purtroppo sofferto. E qui vedete una serie di dati che tendono, cioè nel passato, agli inizi degli anni 2000, si è cercato di stabilire questa connessione. Prima degli anni 2000 esistevano degli studi che avevano già dimostrato nella laringe, nel cavo orale, in particolare nella lingua, e anche nello stesso orofaringe, degli studi di ibridazione in situ, di PCR, che avevano documentato la presenza di genoma virale in forma episomale o addirittura inserito nel DNA di cellule neoplastiche, ma l'incidenza di queste malattie risultava essere globalmente inferiore al 10%, oppure sotto anche al 5-7%, cioè l'infezione da HPV, che voi sapete bene a livello genitale femminile invece rappresenta la situazione principale trasformazione cancerigna, risultava essere in grado questa infezione di contaminare le vie aereo digestive superiori, ma con un impatto nettamente inferiore rispetto a quello che invece oggi ci troviamo a documentare in una grossa fetta di pazienti affetti da carcinoma orofaringeo. Quindi si sono attivati una serie di studi caso controllo che hanno cercato di documentare in questi pazienti nei quali questa malattia presentava anche dei caratteri, come vedremo, istomorfologici peculiari rispetto al classico carcinoma squamocellulare, una serie di studi che qui vedete rappresentati, che vanno dall'ibridazione in situ, dalla titolazione di anticorpi anti-HPV a livello sierico, dal tentativo di documentare una contaminazione in soggetti esposti, pensate al problema dei condilomi e ai rapporti orali in donne o pazienti omosessuali malati, e alla fine in pratica le conoscenze circa le modalità di trasmissione e circa l'effettivo ruolo patogenetico dell'HPV in questo tipo di tumori sono venuti chiaramente alla luce. In pratica, se questo è un dato molto importante, cioè questo lavoro pubblicato da Suzza nel New England Journal of Medicine in qualche modo nel 2007 rappresenta uno spartiacque nel quale si è definitivamente compreso che i rapporti sessuali con i rapporti orali, vedete qui c'è una distinzione tra rapporti vaginali e rapporti orali, questo determinava una chiara esposizione e rischio nei soggetti con carcinoma orofaringeo. Quindi pazienti, 100 pazienti studiati con 200 controlli, con tutte quelle metodiche che abbiamo visto, quindi di titolazione anticorpale, di identificazione su biopsie con PCR, con ibridazione in situ, hanno portato a documentare come l'incidenza di questi tumori risultava essere in pazienti che avevano avuto più di 5 partner con rapporti orali e diversi e sostanzialmente di sesso maschile, presentavano un'incidenza statisticamente superiore con un rischio, vedete, che è quantificabile in odds ratio di 8.6 volte superiore rispetto a chi invece aveva avuto dei rapporti di natura diversa, vaginali, e sostanzialmente con un numero di partner nettamente inferiore. Quindi alla fine
bastano 5 partner diversi sopra i 6, di solito si è codificato intorno ai 10-12 partner diversi, questo negli Stati Uniti, in un mondo dove la diffusione dell'HPV è sicuramente estrema o molto elevata, per avere un rischio quasi di 9-10 volte superiore rispetto al controllo di sviluppare negli anni un carcinoma dell'orofaringe. Quindi un problema che potrebbe diventare un problema di salute medica importante. Infatti le previsioni ci dicono che sostanzialmente questo potrebbe rappresentare nettamente, a partire dal 2020, secondo alcuni il 2025, il primo tumore del distretto testa colla. Quindi superare di gran lunga i carcinomi del cavo orale e di gran lunga i carcinomi del laringe. Ora, questi studi hanno poi documentato la possibilità che il rischio di carcinomi orofaringei squamocellulari risultino essere particolarmente elevati, per esempio considerando un sierotipo ad altissimo rischio, che è l'HPV16. Come vedete da queste immagini, la sieropositività alla proteina capsidica dell'HPL1 dell'HPV16, a questo corrisponde un odds ratio, un rischio 32 volte superiore rispetto ai controlli. Quindi nell'ambito, questo è un altro messaggio, nell'ambito del numeroso panorama di sierotipi virali HPV superiori anche a 100-120, ci sono dei sierotipi che hanno una maggiore spiccata tendenza ad essere oncogeni, cioè in grado di determinare la trasformazione delle cellule epiteliali. Le infezioni, come vedete, da HPV16 del cavo orale, quindi chi ha un brushing o allo studio della saliva, qui poi c'è tutto da discutere perché la sensibilità, la specificità di questi sistemi non è ben documentata, ma in questi casi il rischio, avendo un'infezione da HPV16, è 14,6 volte superiore rispetto ai controlli. E la documentata comunque infezione da HPV in uno dei 37 sierotipi studiati è comunque un fattore di rischio 12 volte superiore rispetto ad un soggetto che non ha questo tipo di infezione. Quindi questi studi, questi studi dettagliati su una popolazione congrua, 100 casi consecutivi versus 200 controlli di pari età con pari esposizione al rischio infettivo, documentano che l'HPV è strettamente correlato con lo sviluppo di questa patologia oncologica. Quindi qui sono a questi associati altri fattori che sono stati documentati in qualche modo che possono avere o che contribuiscono ad aumentare il rischio o a concretizzare il rischio di sviluppo di questa malattia. Vedete? Abbiamo detto della sieropositività all'HPV16, una scarsa igiene orale. Questo è un fattore di rischio per il cavo orale, lo è per l'orofaringe, comporta una flora microbica che in qualche modo può essere responsabile di processi infiammatori cronici nei quali, come sapete, il turnover dell'epitelio mucoso è nettamente accelerato. E quindi questo comporta una intensa attività proliferativa delle cellule epiteliali che può rendere il virus più aggressivo, comunque può favorire l'inserzione di frammenti genetici virali nel DNA, proprio perché queste cellule si replicano molto più attivamente. Quindi anche per un fattore puramente stocastico, cioè casuale, la possibilità in un orofaringe infetto che si sovrapponga a un problema oncologico per la coesistenza di un'infezione da HPV è nettamente documentata. Una familiarità per questi tipi di tumori e una blanda minima 2,5 odds ratio heavy tobacco use, cioè l'esposizione al
al fumo di sigaretta non è il fattore determinante nello sviluppo di questa malattia, ma è un cofattore di scarso peso e significato. Come vedrete, in realtà, come vedremo, questo è un dato molto importante. Il fumo, anche in presenza dell'infezione da HPV, tende a peggiorarne la prognosi, ma comunque la prognosi di questi tumori, diciamo che è sostanzialmente migliore in generale di quella dei pazienti HPV negativi strettamente connessi all'esposizione al tabacco. In realtà la malattia è più aggressiva, che abbiamo oggi degli strumenti un pochino più efficaci rispetto a quelli che invece usiamo per le forme HPV negative. L'associazione casuale, questi sono una serie di studi che ci hanno permesso di identificare alcune cose. Innanzitutto, questi tumori hanno un assetto istomorfologico specifico, caratteristico, ed è l'ultima di questa riga, basaloidi istologi. Questi tumori non presentano le caratteristiche per le cornee, non presentano quell'atteggiamento cheratinizzante che è tipico degli squamous cell carcinoma, che prendono appunto il nome dalla componente squamosa, dalla componente cheratinica, dalla differenziazione che queste cellule tendono a mantenere. Anzi, sono altamente dedifferenziati e si sviluppano presentando un aspetto istomorfologico che è dato da colonne, da agglomerati di cellule basaloidi. Se voi guardate un epitelio stratificato, noi riconosciamo delle cellule cubiche con un grosso nucleo centrale, che sono quelle della base di questo multistrato, che poi vanno incontro a dei processi maturativi che si accompagnano ad un aumento della cheratina, quindi ad un aumento di sintesi proteica citoplasmatica, ad una riduzione, ad un'evoluzione del nucleo e fino alla sua scomparsa. Negli strati più superficiali cornei noi non troviamo cellule nucleari, troviamo cellule morte ricche di cheratina che svolgono una funzione protettiva. Pensate a un epitelio pavimentoso, è un pavimento, cioè in bocca ci sono delle aree in cui l'epitelio risulta ispessito perché ha una funzione protettiva rispetto ai micro o macro traumi che nella masticazione, nella fonazione, il cavo orale deve subire. Quindi, altro elemento importante, un carattere istomorfologico particolare. Altri elementi che vorrei sottolineare sono quelli legati alla patogenesi. Vedete qui rappresentati due geni che voi dovreste conoscere, che sono i 6 e i 7, E6 e 7, che sono i due oncogeni o geni oncotrasformanti che si ritrovano nel DNA virale del virus HPV. Questi geni, voi sapete, sono in grado di attivare, di inibire la telomerasi, di inibire la CDKN2, l'inibitore delle cicline, e quindi agiscono, e su P53 agiscono attivando una serie di checkpoint nucleari che determinano la proliferazione incontrollata della cellula epiteliale. Ok? Quindi l'azione trasformante legata all'HPV è quella dell'inserzione in maniera episomale prima e poi nel DNA di queste cellule epiteliali, di questi frammenti genici che sono in grado di sintetizzare delle oncoproteine che interferiscono con alcuni dei checkpoint del ciclo cellulare, determinando una crescita incontrollata di queste cellule. L'associazione ovviamente è stata poi studiata anche per altri distretti, come vedete la laringe, questo è cavo orale e ipofaringe, e la presenza nei vari sottositi dell'HPV, del DNA, del gene, del DNA virale è risultata essere praticamente superiore al 50%, se consideriamo la tonsilla palatina o la base della lingua addirittura superiore al 60%,
rispetto, come vi dicevo, ora la laringe, questo è un dato un po' esagerato. Noi troviamo virus HPV nella laringe in una concentrazione, una percentuale nettamente inferiore, intorno al 10%, direi il 10-12%, questo rappresenta la percentuale tipica delle infezioni da HPV e quindi della possibilità che alcuni tumori della laringe, del cavo orale o dell'ipofaringe siano attribuibili all'azione trasformante di questo virus, che è a tutti gli effetti un virus umano oncogeno. Quindi anche lo studio, diciamo, di altre neoplasie presenti in altri soggetti che comunque potevano o erano risultati esposti all'infezione da HPV, per esempio per via sessuale, non documentava un'incidenza da 5 a 6 volte superiore nell'orofaringe rispetto a delle altre lesioni. Ecco, la probabilità che i tumori in generale HPV correlati presentassero questo aspetto, diciamo, basaloide, è un altro elemento che probatorio, l'odds ratio 20 volte superiore. Quindi questi tumori, agendo attraverso l'attivazione della proliferazione dello strato basale dell'epitelio, tendono a mantenere anche negli strati più superficiali questo atteggiamento basaloide, che è strettamente connesso ad un'intensa attività proliferativa, frutto dell'immortalizzazione che è a sua volta legata alla trasformazione di questi due geni. Ed ecco che quindi di fronte a un tumore con atteggiamento basaloide noi dobbiamo sempre sospettare una patogenesi da HPV. In realtà nell'orofaringe, come vedete, si tratta di tumori scarsamente differenziati, quindi paradossalmente tumori anche ipoteticamente high grade, più aggressivi rispetto a quelli squamosi, con una morfologia basaloide, e che presentano invece una assente mutazione del P53. È I7 e I6 che interferisce con la proteina P53 attiva CDKN2, ma non hanno mutazioni del P53, al contrario invece dei tumori legati al fumo e all'alcol, dove la mutazione di P53, secondo alcuni, se consideriamo non solo i 4 esoni più importanti, ma tutto il gene, il 100% di questi tumori presenta mutazioni di P53. L'altro elemento importante è che quindi esiste una correlazione inversa con i tumori HPV correlati ed è statisticamente significativa. HPV, meno mutazione di P53, più fumo, meno HPV, maggiore aumento percentuale di mutazione di P53. Ma il dato interessante, ed è quello che poi si ritrova anche a livello ginecologico, è che l'infezione virale sembrerebbe essere presente in tutti gli stati della malattia. Qui ci dobbiamo chiarire, perché questa affermazione, che sostanzialmente è solo in parte condivisibile, farebbe pensare che, analogamente a quanto accade con l'infezione HPV a livello ginecologico, scusate un attimo, pronto? Sì, sto facendo lezione, c'è qualche problema. Chi è questa donna? Chi l'ha appoggiata? No. Ok, tu lo vedi? Ma non mi interessa che sta bene, non è il direttore di questa clinica. Ok, va bene, ora ne riparliamo con questo. Ti ringrazio, ok, va bene. Ok, ricapitolando, mentre a livello ginecologico noi troviamo delle lesioni precancerine che sostanzialmente sono legate comunque all'infezione da HPV, il PAP test è fatto per identificare
queste cellule con degli effetti citopatici che sono estremamente evidenti, noi non troviamo un analogo corrispettivo nei nostri distretti. E questo è un punto cruciale, perché finora abbiamo parlato di un'infezione che si trasmette con i rapporti sessuali, in particolare quelli per via orale. Abbiamo parlato di sierotipi ad alto rischio, come vengono definiti. Però poi, se andiamo a vedere le lesioni a livello delle tonsille, palatino, linguali, che ripeto sono le sedi tipiche di sviluppo di questa malattia, noi non siamo in grado di documentare delle lesioni pre-carcinogene. E questo è un problema vitale, perché, faccio un esempio, se avessimo una lesione precancerigena sulla tonsilla che si evidenzia chiaramente ad un esame macroscopico, clinico o anche ad un esame, direi, bioptico, noi potremmo con una banale tonsillectomia ridurre o azzerare il rischio di carcinoma orofaringeo a capelli correlati in quella zona. E oppure potremmo, per esempio, valutare gli effetti di una terapia vaccinale che, oltre ad essere preventiva, secondo alcuni potrebbe avere anche un impatto di carattere terapeutico su questo tipo di situazione. Per cui direi che questa definizione non mi trova particolarmente è degli anni 2000, ma ad oggi, perché a mia conoscenza, non esistono delle chiare lesioni, dei chiari precursori di questo carcinoma, e questo impatta molto sulla possibilità di fare una prevenzione seria. La prevenzione è una prevenzione primaria che deve quindi interessare le giovani generazioni sulle abitudini sessuali o, come abbiamo visto, sulla possibilità che il vaccino possa ridurre sensibilmente la diffusione dell'infezione virale e quindi conseguentemente determinare una drastica riduzione dell'incidenza di questa malattia. Ok? Si tratta quindi di uno human papilloma virus che, come vedete, è chiaramente, appartiene alla famiglia dei papilloma viride, non ha un involucro, ha delle caratteristiche di questo genere e ha come target preferenziale i cheratinociti. Se ne conoscono, come vi dicevo, più di 100 tipi diversi, sono stati sequenziati alcuni più di 90 DNA e in pratica quelle sono le proteine che in qualche modo tendono ad essere, cioè sono quelle che hanno una potenzialità di tipo trasformato. Abbiamo delle due proteine regolatorie, tre oncoproteine e due proteine strutturali del capside. Quindi vedete che si tratta di un virus sostanzialmente semplice nella sua, come lo sono molti agenti virali. E secondo questi dati sierologici, che però, ripeto, sono anglosassoni e che fanno riferimento anche ad un'età prevaccinale, dal 14 il 26% in media delle donne risulta infetta, solo circa l'1.5% è infetta con un sierotipo particolarmente a rischio, che è la HPV16. Nei maschi questa infezione appare molto più diffusa e sostanzialmente quindi questo in qualche modo tende a giustificare anche perché la popolazione maschile risulti essere più facilmente affetta da questo tipo di problemi. Questa invece è una tabella che tende a identificare, in base all'età, il numero di pazienti che risultano essere positivi, ma utilizzando materiale di archivio, quindi materiale incluso in parafina patologico, con un'analisi genetica che prende fa riferimento a un'ibridazione in situ o una polimerase CRH. Vedete, le percentuali nell'orofaringe risulterebbero nettamente più basse rispetto a quelle valutate,
se sopra o sotto i retturanti. E quindi questi sono gli studi che sono stati in qualche modo confrontati e tendono quindi dire questo, cioè materiale biotico di archivio presenta un'incidenza di infezioni virali nettamente più bassa rispetto a quello che invece noi documentiamo, per esempio, con l'analisi sierologica o in alcuni casi con il brushing. Quindi questo fa pensare che le modalità di colonizzazione del virus e di in qualche modo commistione con l'epitelio del cavo orale, della tonsilla, dell'orofaringe, che ripeto, il cavo orale, che pure è una sede di contatto nei rapporti sessuali per via orale, risulterebbe meno a rischio dell'orofaringe. Ma questo dipende dal fatto che probabilmente i due tessuti linfoidi, la tonsilla palatina e la tonsilla linguale, presentano evidentemente una situazione di tipo immunitario, oggi si pensa, nel fondo delle cripte, che rende più facile l'azione trasformante dell'HPV che non la sua azione litica, che porta alla formazione di condilomi, di papillomi in questo distretto. Quindi è l'insieme, quindi non si capisce bene perché il cavo orale, che è la sede di primo impatto nei rapporti appunto orali e quindi di contaminazione, risulti meno contaminato, meno a rischio di infezioni cancerigne, quindi infezioni potenzialmente cancerigene, cioè che possono determinare la trasformazione cellulare, di quanto non lo sia l'orofaringe, ma solo nei tessuti tonsillari, cioè nei tessuti linfoepiteliali. Ok? Gli studi stanno nettamente aumentando in questi anni e, come vedete, hanno utilizzato tutta una serie di metodologie diverse atte a documentare la presenza dell'HPV in alcuni distretti. Come vedete, l'orofaringe, e questo è uno studio del 2005, quindi in fondo siamo quasi a 15 anni di distanza da questo studio, ma già allora l'incidenza delle infezioni da HPV risultava essere particolarmente elevata nell'orofaringe, ma in generale, se vediamo quest'altra diapositiva, la redistribuzione dell'infezione da HPV ad alto rischio poteva essere in qualche modo sì più accentuata nell'orofaringe, ma particolarmente elevata anche a livello di tessuti prelevati a livello laringeo o a livello del cavo orale. Quindi per quanto riguarda lo status dell'HPV, possiamo dire che l'HPV 16 ha una netta e peculiare, ha un netto e peculiare tropismo per l'orofaringe. E questo è un altro fattore che potrebbe giustificare perché abbiamo più cancro dell'orofaringe che non nel cavo orale. Cioè, se esiste una situazione immunitaria favorevole o una situazione recettoriale che a livello tonsillare facilita la permeazione e l'attivazione in senso oncogeno di questo sierotipo, è ovvio che quella sarà la sede che ha maggiore possibilità di sviluppare un carcinoma rispetto al cavo orale e alla laringe, dove pure possiamo documentare con una certa frequenza una colonizzazione da parte di questo sierotipo. Ok? Ecco, questa è un po' lo schema che in qualche modo oggi viene presentato per giustificare i meccanismi che sostanzialmente le due oncoproteine sono in grado di determinare. Come vedete, è uno schema complesso. Il dato più importante è la inibizione di questo gene oncosoppressore, che è RB, retinoblastoma gene, che a sua volta agisce su I2F su alcuni checkpoint cellulari. Come vedete, il blocco
della elazione di questi geni tende a determinare un'upregolazione di una proteina che vedete lì sopra, che è la proteina P16. Questa proteina è una proteina che normalmente non è espressa nelle cellule normali, è il frutto di un inibitore che è attivato, che è una sorta di freno a mano sul ciclo cellulare. Quando questi geni, attraverso questo complesso meccanismo di interferenza con i checkpoint del ciclo cellulare, tirano giù questo freno a mano, questa proteina viene sintetizzata e la cellula, come vedete, va incontro, attraverso un processo di instabilità genomica, ad una inibizione della morte apoptotica e a una spinta proliferativa. Noi possiamo aumentare il numero delle cellule, per esempio bloccandone la morte, inibendone l'apoptosi. Quindi sono cellule che vengono immortalizzate, oppure le possiamo aumentare aumentando la frequenza con cui proliferano, la velocità con cui si moltiplicano. Questi meccanismi sono deregolati dalla presenza di questi oncogeni e la deregolazione, nella stragrande maggioranza dei casi, si concretizza con la sintesi di questa P16. Questo è un punto importante, perché questa proteina P16 è quella che noi andiamo rutinariamente a ricercare nei tessuti neoplastici, che siano cellule di desquamazione nel brascio, che siano cellule di agobiopsie dei linfonodi o che siano cellule di biopsie di neoformazioni nella diagnosi di lesioni HPV correlate. Quindi sostanzialmente oggi noi tendiamo, eccolo qui, Cyclin Dependent Kinase Inhibitor, CDKN2, che è il freno a mano che viene tirato giù dall'infezione virale, ripeto, oncoproduttiva, oncogena, con la sintesi di P16. Questo è il messaggio che voi dovete portare a casa. Quindi, in generale, in questa sintesi è ovvio che il numero di rapporti orali, ma anche quelli vaginali, anche l'esposizione alla marijuana, che sembra aumentare in qualche modo il rischio di infezione da HPV, la promiscuità, l'uso di, il mancato uso di preservativi anche nei rapporti orali, oggi viene considerato un importante fattore di rischio per la trasmissione dell'infezione. Una domanda che veniva fatta in queste cose è anche il bacio profondo in soggetti che sono infetti, o ancora di più, vedo che sorridete, però realtà è questa, capisco che la giovane età in qualche modo vi spinge a vivere una vita libera, però purtroppo come medici e come giovani dovete avere ben presenti questi elementi. Quindi sostanzialmente tutti questi fattori hanno permesso di stabilire che esiste una correlazione tra esposizione orale più che vaginale alla infezione e che questa è particolarmente favorita dalla promiscuità, dal numero di partner e sostanzialmente da anche cofattori come la marijuana e il fumo, ok? Quindi in realtà il ruolo della prevenzione, perché si tratta quindi di un problema potenzialmente importante da un punto di vista sociale, è un ruolo ancora del tutto aperto. È ovvio che la vaccinazione di massa nelle giovani donne adolescenti sta portando dei risultati importanti dal punto di vista dell'infezione cervicale vaginale e quindi è auspicabile che questo abbia un impatto anche sulla popolazione maschile. Cioè, se noi con una campagna vaccinale a tappeto nelle giovani adolescenti, oggi esiste un virus non avvalente che copre per
abbiamo detto ci sono più di 100 sierotipi, però che copre per i sierotipi più aggressivi, la possibilità che questa malattia venga in qualche modo in parte arginata esiste. Ma è lo stile di vita che deve in qualche modo guidarci in tal senso, e a questo ovviamente fa seguire una intelligente e capillare campagna vaccinale. Tant'è che in alcuni paesi come l'Australia e in parte il Canada oggi si vaccinano anche i giovanotti, i giovani maschi e adolescenti, proprio perché rappresentano in fondo la categoria più a rischio e non essendo vaccinati rappresentano anche quelli più esposti. Per cui è verosimile che questi sono, vedete, i target del Gardasil, del Cervatri, del Cervatrix, che sono i vaccini che vengono sostanzialmente utilizzati. Però ad oggi non ci sono dati certi sul reale impatto di queste vaccinazioni sul carcinoma orofaringeo. Cioè, da una parte noi assistiamo che ormai i giovani adolescenti vaccinati illo tempore e in età in cui possono sviluppare lesioni HPV correlate, sia a CIN1, CIN2, fino purtroppo a carcinoma, hanno avuto un'eradicazione praticamente del 99% in alcuni casi, non abbiamo dati che fanno riferimento al problema dell'infezione virale, orale, e quindi della possibilità che, cioè, sappiamo che questo tipo di vaccino funziona bene per la cervice, ma non ci sono dati certi per l'orofaringe o per il palato. Dunque, questo è un po' la sintesi di quello che vi avevo detto, cioè esistono diversi tipi o due tipi in particolare di tumori del distretto pestacolo. Oggi questa è una realtà con la quale ci confrontiamo quotidianamente. Siamo quasi al 50-50, 50-50, ancora un po' meno, 35-40 in paesi come l'Italia e in alcuni paesi europei, ma invece negli Stati Uniti ci siamo quasi. Quindi i tumori HPV correlati presentano dei siti preferenziali di sviluppo della malattia che sono la base della lingua e la tonsilla palatina, al contrario delle forme HPV negative che invece con l'esposizione alcol tabagica possono colpire il cavo orale, possono colpire le fosse nasali se ne paranasali, possono colpire l'orofaringe, anch'esso nelle tonsille analogamente, ma anche parete posteriore e parete laterale, possono colpire la laringe e l'ipofaringe, le sofocce. Da un punto di vista istologico sono due quadri lentamente diversi. Si tratta di sostanzialmente di quadri con un'istomorfologia basaloide e con invece un atteggiamento cheratinizzante più o meno evidente in base al grado di differenziazione che queste malattie hanno nelle forme HPV negative. Purtroppo i maschi sono sicuramente più colpiti sia nell'uno che nell'altro caso, ma la differenza sostanziale è nell'età. Troviamo, è difficile trovare un tumore HPV correlato oggi sopra i 60 anni, probabilmente negli anni a venire lo troveremo, ma questa, ripeto, questo drastico cambiamento delle abitudini sessuali negli anni 80-90, con un processo evidentemente di trasformazione lungo che ha richiesto 15-20 anni ci porta oggi nel nuovo millennio, ma soprattutto nella seconda decade, a purtroppo confrontarci con pazienti che hanno maturato, che hanno avuto un'infezione da giovani quando avevano 20 anni e a 40-50 anni sviluppano questa malattia. Quello che accadrà successivamente, siccome ripeto, è una malattia di nuova identificazione, quindi vi sembrerà strano, ma questi elementi che io vi sto riferendo sono estremamente significativi di questo, noi dovremo valutare quello che è dal punto di vista epidemiologico il futuro di queste generazioni e quindi, cioè, la mia generazione è una generazione a rischio di questa malattia, ecco. Quindi però è chiaro che l'impatto del vaccino sulle vostre generazioni non è noto.
e quindi è possibile pure che questa malattia, soprattutto nei paesi industrializzati, dove la vaccinazione nelle donne è sicuramente quasi capillare, sopra il 90%, credo in Toscana sia sopra il 92%, questo può avere un grosso, può essere una misura preventiva, sia pure non capillare, cioè che non interessa la popolazione maschile, ma che può probabilmente ridurre l'incidenza di questa malattia. I fattori di rischio sono il comportamento, ecco lo stadio. Di solito si tratta di una malattia, come vedremo, che viene diagnosticata almeno per il T in una fase iniziale. Dico almeno per il T perché un altro elemento molto di discrepanza, di differenza tra queste due categorie è il rischio di metastasi linfonodale. Ogni qualvolta, vi ho già detto, un tumore si sviluppa dentro un organo linfoide, la rete linfatica è ricchissima e quindi la diffusione metastatica è quasi la norma ed è quello che accade in questi pazienti. Molte volte la diagnosi di questi casi è legata ad una adenopatia sentinella che è anche questa molto caratteristica. Si tratta di tumori a rapidissimo accrescimento in cui la crescita non è seguita da un'adeguata vascolarizzazione, per cui presentano delle metastasi che noi definiamo cistiche. Quindi, cioè delle metastasi con delle aree di necrosi cistica centrale molto evidenti. Questo è un reperto caratteristico e lo si localizza prevalentemente in campo medio, cioè nel sottolivello 2A o 3. Perciò se trovate uno relativamente giovane, che non ha mai fumato, che è uno che ha avuto molti partner, sia maschili che femminili, nel senso che sostanzialmente anche la componente omosessuale risulta essere particolarmente a rischio per questo tipo di trasmissione e che ha un'adenopatia laterocervicale colliquata, questo è un segno spessissimo di un carcinoma a partenza dalla tonsilla palatina o dalla tonsilla linfatica. Addirittura noi abbiamo recentemente rivalutato la nostra casistica di una sessantina di casi, questo può essere il solo segno, cioè i tumori metastatici da primitivo sconosciuto, i cosiddetti primary unknown, questi tumori spessissimo oggi sono P16 positivi, HPV positivi e hanno talora una serie di partenza infinitesimale, molto piccola, nel fondo di una cripta della tonsilla palatina di qua. Ed infatti in questi soggetti noi effettuiamo di routine una tonsillectomia diagnostica, talora bilaterale, ok? Quindi le modalità di presentazione di questa malattia è peculiare. Compare in età giovanile, si rende evidente spesso con una linfoadenopatia cosiddetta sentinella, perché ci fa presagire che c'è una malattia, e spesso questa malattia può non essere chiaramente identificabile nelle due serie che vi ho parlato, perché è più facile che queste cellule infettate dal virus e trasformate dal virus HPV vanno a replicarsi con intensa capacità proliferativa nei linfonodi satelliti loco-regionali, come li chiamiamo, che non nella sede del tumore primitivo. I cofattori che in qualche modo vanno presi in considerazione sono che la mia generazione è una generazione come la vostra, io ormai faccio di spinellatori, per cui sostanzialmente la marijuana, che è una droga che in qualche modo è liberalizzata di fatto, perché la potete trovare dovunque, rappresenta insieme con il sesso orale libero un combinato che ha reso in qualche modo questa generazione degli anni 90, dei millennials giovani, quelli che in qualche modo sono, quelli degli anni 90 o saranno, i soggetti a rischio per questa malattia. Ok? Probabilmente tutto è legato ad una situazione immunosoppressiva. Il problema dell'infezione nella tonsilla, oggi ci sono degli studi anche particolarmente eleganti che tendono a dimostrare come in questi soggetti che internalizzano il DNA dell'HPV esiste una situazione immunosoppressiva locale che in qualche modo rende possibile questo tipo di infezione. Quindi il ruolo
che la risposta immunitaria dentro alle tonsille, palatine o linguali, svolge per determinare, in presenza di un HPV ad alto rischio, la inserzione episomale del DNA virale, oggi sembra essere l'elemento chiave che giustifica perché quella tonsilla svilupperà un carcinoma HPV correlato o non lo svilupperà, o sarà banalmente un'infezione talvolta che si concretizza in un papillomino, in un condiloma o addirittura in una banale contaminazione senza nessuna lesione macroscopicamente evidente. Okay? Quindi è probabilmente la situazione immunosoppressiva, ed ecco che la marijuana espone ancora di più a questo stato, che giustifica come un sierotipo HPV dia origine a una proliferazione papillomatosa, ad un papilloma che spesso riconosciamo nella tonsilla lungo il palato molle sull'ugola o nella base della lingua, rispetto invece allo sviluppo di una vera e propria malignità. La sopravvivenza, l'incidenza è in netto aumento questa da HPV e in netto decremento questa da squamous cell carcinoma. La sopravvivenza, come vi ho detto, poiché si tratta di tumori che rispondono bene ai trattamenti radiologici convenzionali, ha una prognosi nettamente, statisticamente migliore rispetto a quella invece che in qualche modo non è cambiata negli ultimi anni dei carcinomi HPV. Quindi il problema che ci si pone è il trattamento dei tumori, di questi tumori P16 positivi. E questo lavoro è un lavoro interessante perché in qualche modo dice una cosa, che è vero che i 7, i 6 e i 7 sono in grado di upregolare CDKN2 e quindi di determinare la sintesi di P16, ma anche i tumori legati all'esposizione al fumo, se hanno P16 deregolata, presentano una prognosi migliore. Vedete, se prendiamo in considerazione i tumori trattati chirurgicamente, si tratta di tumori in stadio avanzato T3 e stadio 3 e 4, l'overespressione di P16, indipendentemente dal trattamento radiochemico o chirurgico, indipendentemente dalla presenza documentata di infezione da HPV, risulta essere statisticamente più significativa. Quindi la deregolazione di un checkpoint sul ciclo cellulare probabilmente rende questi tumori, anche con un trattamento chirurgico, perché se questi tumori crescono rapidamente, espongono il loro DNA e l'azione delle radiazioni e della chemioterapia è molto più efficace in cellule che si replicano attivamente rispetto a cellule che sono invece in steady state, in un equilibrio. Quindi ha un suo perché se parliamo del trattamento radiochemico, ma questo è vero anche per un trattamento convenzionale, cioè tumori P16 positivi trattati chirurgicamente, quindi con la rimozione chirurgica a margini negativi, risultano comunque a prognosi migliore rispetto a quelli che sono P16 negativi. E questo è il dato interessante, cioè se è vero, come è vero, che i tumori orofaringei risultano ben curabili con un approccio radiochemioterapico, allora in realtà ci si è chiesto quale fosse il ruolo della chirurgia nel trattamento di queste neoplasie. E il ruolo della chirurgia è stato stigmatizzato, evidenziato, soprattutto grazie all'introduzione nella chirurgia del testacollo del robot da Vinci. Quindi la chirurgia robotica è una chirurgia, voi sapete, estremamente costosa, estremamente sofisticata, che oggi è praticamente rutinaria in ambito urologico, in ambito ginecologico, in alcuni casi di chirurgia addominale e di chirurgia toracica.
Nel testacollo, siccome la chirurgia robotica deve utilizzare dei bracci che devono passare dalla bocca, le indicazioni sono estremamente limitate e l'indicazione principe di ambito oncologico è proprio questa, di tumori T1 e T2 dell'orofaringe, in particolare della tonsilla palatina e della tonsilla e più ancora della tonsilla linguale. Ok, la tonsilla linguale si localizza a livello della base della lingua, dietro al vulvo linguale. Voi dovete capire che per raggiungere quella zona, pure se il tumore è un T1, qui il criterio dimensionale vince, T1, 0, 2 cm, T2, 2, 4 cm, più 4, 6 cm, T3, che va extra, che va nella laringe, che va nel cavo orale, che va nella muscolatura faringea, eccetera, invece è un T4 o A e B, B se c'ha le case della carotide, se praticamente ha un'infiltrazione prevertebrale, eccetera, eccetera. Questa è la classificazione ed è un criterio strettamente dimensionale. Bene, un tumore, sia pure di 2 cm, posizionato sulla radice della lingua, per dirlo in gergo, non è un tumore che nella chirurgia convenzionale è aggredibile se non attraverso una via transmandibolare, si chiama mandibola swing o split, cioè con l'apertura della mandibola, si passa attraverso il pavimento bocca e si va a togliere. E questo non può non prevedere una minima ricostruzione e una tracheotomia di servizio. Invece la chirurgia robotica ha permesso, attraverso un accesso transorale, di raggiungere e di asportare con una chirurgia disease free, cioè a margini negativi, i tumori T1 e T2 dell'orofaringe, della laringe sovraglottica e prevalentemente, ripeto, la indicazione oncologica rimane questa, dei tumori della base della lingua. Qui vedete un tumore della tonsilla, questo non è trattato con un con robot, questo è trattato con un elettrobisturi, attraverso una tonsillectomia tradizionale, cosa che possiamo fare anche noi con il laser o con il bisturi elettrico, con un approccio transorale. Quindi la base della lingua è un'area di difficile iscrizione, sintomatologicamente spesso silente, facilmente sanguinante perché lì ci sono le arterie linguali, ha rapporti con la laringe per cui qualunque fenomeno emorragico di edema post-chirurgico comporta una compromissione potenziale rischiosa delle vie aeree. Oggi con il robot siamo in grado di asportare questi tumori con una radicalità soddisfacente attraverso una procedura che può essere di breve durata, con una morbidità minima e talora in mani esperte anche astenendoci dalla tracheotomia. Ok? Quindi il volto di questa chirurgia per le forme iniziali è cambiato spesso grazie alla chirurgia robotica. Oggi in realtà si aprono anche nuove strade, sia chirurgiche che per trattamenti alternativi. E sostanzialmente qui troviamo quelli che sono alcuni elementi che vi vorrei sottolineare, anche se in maniera superficiale, perché oggi esistono circa 7-8 trial internazionali che stanno studiando queste cose. Allora, si tratta di tumori linfofili, ok? Quindi tumori che hanno un alto rischio di metastasi linfonodale. Quando noi parliamo di stadio terzo e quarto, spessissimo sono dei tumori piccoli tonsillari, T1, T2, con dell'N grande. Oggi, alla luce della buona risposta ai trattamenti radiochemioterapici, la stadiazione dell'N nei carcinomi orofaringei HPV correlati è cambiata proprio quest'anno rispetto a quelli non HPV correlati. Ok? Cioè a dire che il criterio dimensionale sul linfonodo ha un minore impatto sulla prognosi perché rispondono bene alla radiochemioterapia. Infatti si arriva a 6 cm e a N multipli o bilaterali sotto 6 cm per rappresentare uno spartiacque tra N1 e N2, cosa che invece, un po' come il rinofaringe abbiamo visto l'altra volta, per lo stesso concetto. Cioè
in questi anni si è potuto vedere che per quanto ci fossero pazienti con tumori piccoli della tonsilla, quindi facilmente aggredibili chirurgicamente o che verosimilmente rispondevano bene ai trattamenti radiochemioterapici, il problema rimaneva l'N, che era un N grande. Ora, un soggetto con una metastasi di 6 cm, se non è HPV positivo, per noi è un dead man walking, cioè è un soggetto che per quanto sia operabile, per quanto possa poi giovarsi di un trattamento radiochemico ed oggi anche immunoterapico, la prognosi è pessima, ok? Invece si è visto che questi, pur avendo metastasi bilaterale, pur avendo metastasi fino a 6 cm o anche sopra i 6 cm, rispondevano molto bene. Conseguentemente, poiché la stadiazione, lo staging di una malattia è utile ai fini diagnostici, ai fini della pianificazione terapeutica, ma anche prognostici, si è assistiti a questa rivalutazione. Quindi, pazienti con rischio metastatico linfonodale. Ok? Allora, abbiamo detto che con la chirurgia robotica noi possiamo togliere dei tumori piccoli, T1, T2, sotto, diciamo T2 piccoli, sotto al 3 cm, la base lingua è 4-5 cm. Un T2 vuol dire che via tutta la base lingua, attenzione, non è che noi possiamo chirurgicamente ascoltare tutta la base lingua, perché ci sono dei limiti anatomici, in particolare le arterie linguali. C'è un'arteria linguale di destra e un'arteria linguale di sinistra. Chi fa il mio mestiere deve conoscere esattamente l'anatomia e la vascolarizzazione di questo organo, perché quando si supera la linea mediana nell'exeresi e si rischia di chiudere le due arterie linguali, la lingua va in necrosi. E conseguentemente noi non possiamo permetterci, se abbiamo un'alternativa terapeutica, di asportare un tumore della base lingua compromettendo la funzionalità di questo organo, perché il paziente non mangia, non parla, la saliva gli va di traverso e quindi non respira. Questi sono elementi chiave della chirurgia nostra. Quindi una lesione che supera la linea mediana, di fatto, se la supera con un'infiltrazione profonda, anzi con una anteriorizzazione alla pelvi buccale sulla base della lingua, è una malattia inoperabile, o meglio, è operabile ma con una subglossa, angiotomia totale e con la perdita di qualunque funzione della lingua. Non mangia, non ingoia e quindi facciamo di questi pazienti dei mutilati a vita. Allora, se noi abbiamo detto siamo in grado di togliere un tumore piccolo con robot, ma questa malattia ha un elevato rischio linfonodale, dobbiamo anche pensare a un trattamento chirurgico del colon. Quindi quello che si va a fare è, se scegliamo la strada chirurgica robotica transorale, dobbiamo a questa aggiungere una strada chirurgica di carattere demolitivo sul colon, e infatti è segnato unilateral bilateral neck dissection, ok? Quali sono i vantaggi del trattamento chirurgico? È che noi possiamo asportare la malattia, asportare i linfonodi e quindi fare una stadiazione patologica certa della malattia. Per esempio possiamo dire: la malattia in profondità, ci siamo andati vicini, abbiamo un close margin sotto i 5 mm per il base lingua, abbiamo un margine infiltrato, abbiamo un'invasione perineurale, abbiamo un'invasione perivascolare, abbiamo un tumore che ha un alto indice mitotico, abbiamo un tumore che è scarsamente infiltrato da una reazione linfocitaria. Sono tutti elementi istomorfologici che sono indicatori prognostici. Ma soprattutto possiamo sapere se per esempio abbiamo quanti linfonodi sono infiltrati, quanti linfonodi hanno una rottura extracapsulare, qual è la localizzazione di questi linfonodi, se è alta o bassa, quali sono i livelli e quanti livelli sono interessati, cioè lo score linfonodale. Tutti questi parametri che io vi sto dicendo hanno un peso prognostico. Avere una rottura extracapsulare, avere un numero superiore a 2 o 3 di linfonodi,
avere dei linfonodi che interessano il quinto livello, avere dei linfonodi controlaterali, avere dei linfonodi bilaterali positivi, sono tutti dei fattori prognosticamente infausti. Ok? Allora, voi capite bene che se noi facciamo la biopsia o addirittura l'agobiopsia del linfonodo e poi lo avviamo a un trattamento radiochemio, le conoscenze di questa malattia sono limitate. In questi casi, poiché si tratta di una malattia a prognosi positiva, relativamente buona, relativamente rispetto a quegli altri che vanno male, in pratica noi abbiamo in questi anni erogato dei trattamenti convenzionali di tipo radiochemioterapia. Oggi si cerca di fare un po' il punto, perché la radiochemioterapia non è una passeggiata, si tratta di 5-6 cicli di trattamento chemioterapico che possono essere concomitante o alternativo, cioè fare 3 cicli di chemioterapia, far seguire un trattamento radiante a piene dosi e altri cicli di chemioterapia, o alternare trattamenti di chemio e trattamenti radianti e in questi pazienti. Si tratta quindi di trattamenti di 3 mesi di durata, di trattamenti che hanno una tossicità elevata. Molti di questi pazienti devono fare una PEG e mettere una cannula perché non mangiano e potrebbero non respirare a causa degli esiti. Molti di questi pazienti hanno delle mucositi di grado elevato. Molti di questi pazienti possono avere delle sindromi, dei danni neurologici a carico di nervi cranici importanti. Possono avere una tossicità di carattere sistemico ematico di alto grado. Quindi il 30-40% di questi pazienti ha una tossicità di grado 3 o di grado 4 durante il trattamento.